anche tutti i campi colorati che abbiamo visto, associare di più l'immagine che si trasmette attraverso il sito all'esperienza vera e propria poi che si ha nell'azienda. Allora, sarebbe queste esperienze sensoriali, eh? Un punto forte. Per me dovrebbe potenziare la storia umana dell'azienda. Ma questo è un potenziale che ha, questo sarebbe proposte di miglioramento, no? O pensi che un potenziale, un punto forte che ha? La storia dell'azienda è un punto No, forte. ce l'ha, ma non è raccontata, quindi dovrebbe Sì, poi raccontarla. allora pensi che è un punto forte, la storia Sì, è un dell'azienda. punto forte. E anche il prodotto in sé è un punto forte, però dovrebbero parlare dei benefici. Parlare di? Dei benefici che danno quelle erbe sulle persone, sulla salute della persona, perché non ne hanno parlato tanto. E poi la sensorialità, perché ho scritto il profumo, cioè non. Intanto posizione geografica, perché qua giù non credo che ce ne siano altre dello stesso livello. Ma Specchia, insomma, immagino siano in collaborazione comunque. Qui comunque nella penisola, qui. Poi hanno un collegamento già col Nord Italia, hanno già una filiale o la centrale, no? Esatto, a Verona, che è una cosa che può creargli un'alternativa nel mercato. Beh, noi la intendiamo da Salentino in questo caso comunque. E comunque in un territorio geografico come il nostro, in cui il 90% fa olivi o accoglienza turistica, questi sono un'alternativa. È questo su cui devono puntare, secondo me. Perché alla fine Ciò brilla. sarebbe che non c'è tanta offerta turistica e Esatto, è e all'interno un'opportunità. di un itinerario ben specificato, loro rappresentano un unicum, brillano in luce propria, quindi. Anche questi punti sono interessanti per il territorio. Come vedete, secondo dici, sono assolutamente d'accordo con tutto questo che si sta dicendo adesso. Per il territorio è tanto importante avere queste risorse turistici perché sono più offerta, più attrattività, più concorrenza sopra i competitori, spiagge ce ne sono tanti, no? Allora, cosa offre il territorio del Salento rispetto a altre parti dove ci sono spiagge? Questa offerta, no? Questa offerta turistica e culturale? Sì. Della Specchia Sol, non di San Benedetto, Ah, Specchia Sol. sì. Allora mi ha incuriosito il nome Specchia Sol, dato che abbiamo Specchia, ho detto a che sia collegato e sono andata su internet, ho cercato Specchia Sol e mi è uscito l'azienda di Verona, non quella di Specchia. Perché il nome Specchia Specchia Sol è Sol registrato a Verona, l'azienda nasce a Verona. e io ho trovato l'azienda di Verona. Sì, Tu mi spieghi perché questa cosa? la sede è a Quindi la Verona. sede legale era a Verona. Sì, come ha Come l'hai spiegato il incontrato? signore. Come l'hai incontrato nel Salento? Sì, perché sono centrati nell'aspetto di produzione l'azienda. Allora, hanno cominciato, l'azienda è iniziata a Verona, poi hanno la sede là e poi. È una succursale, ma forse. Può approfittare questa succursale per farle più conosciute in questa parte e anche approfittare. Stiamo incrociando dati, avete visto una cosa che è molto importante.
è un'azienda che ha un collegamento con il nord, ha detto allora forse ha questa, gli italiani del nord conoscono la il marchio, vengono in vacanze al sud e hanno una conoscenza e è un marchio conosciuto per loro e ha la curiosità di vedere quello che io prendo, quella infusione che io prendo ogni giorno la sera, vedo a vedere come la fanno. No? E un'altra cosa importantissima in questo che abbiamo detto è una grande azienda, molta qualità, e abbiamo detto è una impresa internazionale. Ciò vuol dire che forse gli inglesi, i tedeschi, da casa sua prendono infusione San Demetrio. E quando vengono in vacanze al Salento, è facile sentirsi attratti per andare a vedere quello che a tanti chilometri di distanza prendono ogni giorno. È un'impresa internazionale. Okay? Non è Volkswagen, ma è una cosa molto quotidiana. È un impatto nella nostra memoria personale che ogni giorno prendiamo questa infusione. Quindi, se quando siamo qui in vacanze possiamo andare a vedere quello che poi con il freddo prendiamo, la camomilla, etc., sempre l'appellazione personale. Vedate, pensate questo. Finalmente sempre è, alla fine di tutto, è la persona. Gli umani, l'aspetto umano, il fattore umano, sempre. E perciò vale, penso che è importante approfittare questo fattore, perché questa azienda è, tutti possiamo prendere una camomilla o un tè o una menta, no? Tutti andiamo a farmacia, tutti possiamo pensare come si fa un prodotto estetica, no? Che hanno anche lavorano, no? O prendiamo la propolis, no? Tutto questo è, non è un prodotto di lusso che solo ha un rapporto con un target di persone. Un'infusione è all'abasto, si dice, a portata di mano di tutti. Quindi è facile andare là. Continuiamo. Sì, io penso il fatto, il legame con il territorio, il turista che viene qui viene per conoscere il Salento. Il fatto che loro abbiano buona parte, che producano le materie prime qui nel Salento, una parte almeno delle materie prime che utilizzano, è proprio l'anello di unione con il territorio. Perfetto. Ma il loro punto di forza può essere il settore in cui operano, no? Che è un campo in forte espansione. Qual è il biologico? Volevo dire riguardo alla vendita, lui ci ha detto che i loro clienti sono erboristerie e farmacie, no? Quindi poco curano la vendita al minuto, per cui la vendita al minuto non gli interessa, perché una scatola di camomilla gli dura 15 giorni o un mese, per cui non hanno interesse a pubblicizzare l'ultimo consumatore, ma soprattutto i rivenditori, almeno questo ci ha detto, no? Per me questo è uno sbaglio. E lo so, perché ha detto questa cosa lui. Sì, no, questo è quello che loro pensano. Ma adesso stiamo facendo una ipotesi. Finalmente queste farmacie, se lo prendono il farmaceutico, se lo prende tutto quello che acquista? No. O finalmente arriva all'utente, alla persona individuale, finalmente, che chi prende il prodotto, se ha l'usuario finale è una persona con nome e cognome, che prende quello perché gli va bene per male di stomaco, perché si sente meglio, perché gli piace. Però il loro cliente è il distributore, la farmacia, ma la farmacia vende
al suo torno vende al cliente finale. Però loro hanno detto che hanno una casa editrice che, stampano riviste specializzate, no? Per cui non sono destinate al consumatore, ma sono destinate agli operatori del settore o sono destinate ai rivenditori. Per cui dovrebbero cambiare strategia, come dice lei. Perché può rafforzarsi. Te spiego. Se tu fai che il cliente del tuo cliente può vedere dove fanno il prodotto, può diventare che domandino più prodotto al suo somministratore che allora il tuo cliente. Quindi tu vendi più. Sì, ma io penso che anche questo loro orientamento al loro cliente diretto e non al cliente finale. No, loro hanno questo tipo di orientamento, sì. Perché secondo me fino a questo momento questo tipo di mercato comunque adesso è in espansione, però almeno da noi possiamo parlare del rapporto con la natura, non c'è assolutamente cultura secondo me di questo tipo. Se vai in un paese del nord Europa bevono infusioni dalla mattina alla sera, ma veramente molto più dell'acqua. Qua se chiedi alla maggior parte della gente le proprietà dello, non dico della camomilla che lo sappiamo tutti, ma del cumino piuttosto che la maggior parte della gente non te lo sa dire, quindi questo ovviamente presuppone che poi ci debba essere un'espansione del mercato, una maggiore consapevolezza poi di chi compra. Per questo loro si rivolgono secondo me agli erboristi, perché chi va da un erborista si affida spesso completamente all'erborista, c'è il suo erborista di fiducia che gli dice questo prodotto è... Quindi secondo me tutto dipende poi da quanto poi il mercato si espande e la conoscenza e la consapevolezza del consumatore finale cresce. Sì, sì, siamo come qui l'idea, il punto forte che ha detto è il settore in espansione. Sì. No, ma non sto dicendo, non sto parlando del... No, io sto parlando, facendo un discorso generale sul settore. Perché, il discorso del Salento in sé non mi interessa. No, vendita del Salento. Altro sarebbe diverso se il prodotto che vendono loro lo vendono alle erboristerie e queste lo vendono senza marchio. Allora... Sì, non ha relazione diretta marchio con marchio, ma sì del prodotto, perché se io consumo camomilla Ornimans e mi piace la camomilla, mi sentirò anche attratto se ho la possibilità di vedere San Demetrio che fa anche camomilla. Sebbene io non sono il marchio, non è lo stesso, ma è un prodotto di uso quotidiano, per esempio, non è il caso la camomilla, si prendo tè, prendo altre infusioni anch'io, ma mi piacerebbe vedere questo, soprattutto se sto in vacanze 15 giorni nella spiaggia, che io sono stufo della spiaggia, e poi ho qualcosa di fare più interessante culturalmente per me che vedere questo. E se è fatto come un'attrazione più sensoriale, sì, più attrattiva, allora meglio. No, ma infatti sto dicendo che assolutamente lo dovrebbero fare, cioè dovrebbero orientarsi molto di più al cliente finale. Secondo me, fino a questo momento, loro hanno avuto questo tipo di cosa, perché proprio il contesto di mercato... dove c'è fondamentalmente, secondo me, non è un prodotto di... Sì, la camomilla, ok, però le altre infusioni non sono assolutamente perché prodotti di largo consumo. Ma allora, secondo te, il punto forte di questa azienda, qual sarebbe il punto forte? Per fare le visite? No, per fare le visite, allora, secondo me, poi vabbè, fra le proposte ne ho messe diverse. Allora, prima di tutto, appena arrivano le persone, devi dare un vademecum, che non è solo il vademecum dell'azienda in quanto azienda, ma anche
elencati i prodotti che proprietà sì, hanno. Sì, queste sarebbero le proposte. Sì. Il punto forte sarebbe che possono fare il vademecum, o questo sarebbe no. un'applicazione. Il no, punto i punti forti, quelli, secondo me, quelli che ho detto prima, cioè comunque il fatto che tu hai un prodotto che ha una percezione positiva, comunque, okay. anche se non è magari molto conosciuto, voglio dire, hai un atteggiamento sicuramente non, in partenza non prevenuto o negativo nei confronti del prodotto. Il fatto che comunque puoi sfruttare le qualità del prodotto olfattive e cose per stimolare il visitatore e comunque il fatto di far vedere l'intera filiera del prodotto, cioè far vedere che questa, è la, questa foglia di camomilla che adesso stiamo prendendo sta andando nell'essiccatoio, poi verrà ripulita, poi è, alla fine stanno le signore che ti mettono la cosa nella scatola. Questa cosa non è da poco, se vai a vedere un pastificio magari c'è il grano ma non sai quel grano da dove è arrivato, che tipo di grano è, là invece hai l'opportunità di vedere con, di toccare, anche se se mai ti fanno sì, sì, toccare una potenzialità qualcosa. Possono farlo, sicuro sì, sì, che sì. possono farlo. Questo sarebbe questo anche unito quel, alla cosa quello molto importante che hanno che detto di comunque è in effetti in espansione. Tutta la filiera del prodotto si può vedere. Sì, sì. Questo secondo me è okay. un punto. Che fanno un prodotto parlando il punto forte a livello turistico sempre. Tanto per cominciare un'attività sostenibile, cioè con l'ambiente. Quindi fanno un prodotto che non inquina e quindi dal punto di vista turistico uno non va a vedere la fabbrica del cemento o la fabbrica dove escono veleni. Quindi dal punto di vista turistico è la sostenibilità ambientale del prodotto, dell'attività. Quindi allora, un prodotto di immagine positiva, questo è un punto forte. In generale, ma proprio secondo me proprio il punto forte è il rapporto con la natura e con che... un prodotto sostenibile, cioè non inquinante, quindi il turista quando va vede un prodotto non inquinante, quindi vede l'ambiente naturale, queste cose qui. La sostenibilità ambientale è chiamata, di un'attività, quindi il rapporto con la natura. Ok. Esatto, non inquinamento ambientale. Secondo me il loro punto forte, che veramente è un punto forte, è il fatto di avere 80 specie di piante, 80, tipi specie? Di, 80 specie di tipi di piante del Salento, prodotti qui nel nostro territorio. È chiaro che il nostro turismo vive anche delle nostre radici, della nostra cultura, della nostra storia. Il Salento lo si conosce perché comunque è una storia, è una cultura. Quindi secondo me dovrebbero, il loro punto forte è questo, ma dovrebbero puntare secondo me su un fatto... per su queste 80 piante di sfruttarle al meglio, di non prendere o farsi importare altre tipologie di piante perché secondo me non servirebbero, ma di puntare a sfruttare al meglio i prodotti che la nostra terra del Salento dà e pubblicizzarli. Il marchio Specchiasol rimanesse nel nord, prendono il loro marchio e specificano per esempio con un altro marchio magari registrato perché ci sono, prodotto del Salento, made in Italy sì è generico, però prodotto nel Salento, in modo tale che quando questo prodotto verrà esportato farà allo stesso modo pubblicità per l'azienda, per un prodotto salubre dal punto di vista ambientale anche sano, magari un discorso dal punto di vista di marketing pubblicitario dove dalla A alla Z c'è trasparenza della filiera, della produzione, magari con marchi ingegni che rispettano la natura, con sistemi bios, visto che tanto vantano, lo fanno, ma io non l'ho visto e non ho avuto modo da capire quella che è la catena della bio, perché è facile dire bio, è facile comprare il marchio bio, ma far vedere che veramente dall'A alla Z abbia un marchio, abbia una catena di biologicità del prodotto è un po' difficile. Quindi dovrebbero puntare su quello che già hanno nel loro piccolo e sfruttare al massimo quella che è la, la tipologia insomma, di prodotto. Insomma, potremmo dire che stiamo parlando di un prodotto che è beneficioso per la salute e come abbiamo questa associazione prodotto territorio, quindi sarebbe che il Salento è un territorio dove si fanno queste piante tanti buoni per la salute. Il concetto no? principale dal punto di vista aziendale è anche promuovere sano, no? il prodotto, un il prodotto che è fatto nella zona, la zona. Noi abbiamo bisogno di turismo per questo, bisogna pubblicizzare il Salento, la Puglia. Okay. Cioè, quella è la cosa bella. Tu avevi domandato?
Vabbè, io concordo con molti punti, tra quali soprattutto l'immagine che già l'azienda, quindi è un'immagine positiva che ha contatti con il nord e anche con l'estero, e quindi è uno dei punti forti. E poi secondo me un altro punto forte che non è stato menzionato è quello che già ha avuto questa apertura, questa apertura verso i visitatori. E quindi secondo me questo è proprio un punto forte che dovrebbe puntare su questo, cioè disponibilità a aprire le porte. Sì. Ok. Ok. Sì. Sì, perché se questa preliminare non c'è, non bisogna parlare di più. Se non ha questa predisposizione a aprire le porte, è un punto forte perché ha intuito che c'è questa possibilità e quindi è proprio lì che deve. Ma forse non ha intuito fino dove ha intuito, sì. Infatti, è uno dei punti deboli che ho inserito: è quello proprio che non è entrato nell'ottica del turismo industriale a 360 gradi. Ha avuto l'intuizione, ma non sa fin dove può arrivare. Il primo passo deve essere. Questo è un punto debole che ho scritto. Pensare che è una possibilità, ok. Io ho poche cose da dire anche perché sono state dette quasi tutte. Comunque secondo me i punti forti sono la materia prima che utilizzano, quindi il prodotto, e le esperienze sensoriali e la qualità del prodotto. Quanto sano, fa bene alla salute. Sensoriale, la qualità, sono qui. Ok, va bene. Signori? Ma secondo me paradossalmente i punti forti della San Demetrio coincidono esattamente con le debolezze della San Demetrio. Nel senso che la San Demetrio ha la potenzialità di mettere in busta, in vasetto, tutta la salentinità, con tutti gli odori, con tutti i sapori, con tutto quello che è il Salento, con tutti i colori, tutto quello che è il Salento. Serve questo, sta uscendo varie volte, l'associazione del prodotto con il territorio. Soprattutto in questo periodo che il Salento dal punto di vista turistico è di moda, però la San Demetrio continua a considerarsi un corpo estraneo al Salento. C'è un qualcosa di assolutamente avulso dal Salento, forse perché questa sudditanza con Verona, non lo so. Però quello che la San Demetrio, forse volutamente, non vuol far vedere, non vuol far sapere, però ce lo dimostra quando dice di avere la miglior propoli del mondo, però non ci fa vedere un alveare con un'ape. E questa è una grande pecca. E allora evidentemente evidenzia con questo tutta la strategia aziendale che non ha nessun interesse a far vedere cose che non ha. Beh, tutti hanno parlato? Posso dire una cosa? Non hanno mai detto di avere la migliore propoli. Non hanno mai detto di avere la migliore propoli. Hanno detto di avere una delle migliori macchine per togliere la cera che il nostro corpo non riesce ad espellere normalmente. Quindi loro. Poi per me la salentinità, senza dire parolacce, però comunque ha stancato, no? Questo senso di salentinità. Cioè la salentinità non deve essere un limite, ma deve essere un qualcosa che ti fa diventare più grandi, no? Deve essere una forzatura. Non una forzatura, cioè la San Demetrio ha la terra, ha il sole giusto, il calore di questo ambiente per far crescere delle erbe, e lo fa. Però non puoi dire non importare altre erbe, questo è limitare il suo mercato, scusa. Cioè, se vuole. Scusami, l'ha detto ieri lui: noi non facciamo camomilla perché non ci interessa farla, la venderemo, ma non ci interessa farla. Se tu perché stai non la fai? Ma io non posso entrare così nello specifico. Scusate. Perché non so tutto questo. Beh, in ogni caso ci sarà una spiegazione. Ma per me la salentinità deve essere un qualcosa che per ingrandirti, non per limitarti. Come la state ponendo voi? Per me è un limite. Sì, sarà. No,
questo penso che sarebbe un altro dibattito. Non dobbiamo, adesso penso che dall'ottica che il nostro scopo in questo corso è dall'ottica di se può diventare la visita impresa un'attrazione turistica, con questo esempio, con questa ipotesi che stiamo adesso lavorando con questa azienda, dobbiamo prendere quello che deve metterlo in valore, no? E allora, come tu hai detto, la relazione del prodotto con il territorio può diventare, fare più attrattiva la visita a questa azienda, perché per il turista ha una logica di fare la visita, perché fa il turismo e vuole conoscere il territorio e quello che dona, quello che nasconde o quello che offre il territorio. Allora, se un'azienda forse fanno macchine, vedremo che macchine fanno in questa parte, no? In questo caso ha una potenzialità grande, perché va un po' con l'immaginario che quelli che non siamo della regione abbiamo in mente quando ci parlano dal sud, no? Tu non conosci il sud. Allora, io non conosco il sud, ma quando mi parlano del sud dell'Italia, immagino questo, gli ulivi, il vino, questa campagna con il sole, il mare, gli odori. Allora, grande potenzialità ne hanno, perché, insomma, per competitività turistica, le destinazioni turistiche pugnano, no? Combattono tra loro per mettere a disposizione quello che fa più attrattive, diversi degli altri. Spiagge se ne sono tanti, il mare è molto blu qui e là. Allora, quello che deve far decidere di andare alla Puglia in vacanze nel mare deve essere tutto quello che c'è intorno al territorio, la scoperta del territorio e l'attività economica, quello che si fa lavorando nel territorio, quello che fanno gli abitanti di quella regione, è veramente una forma di arrivare a conoscere veramente il territorio, sentire che hai scoperto che conosco un po' più il sud, no? E se sono aziende che hanno una potenzialità più forte, come può essere questi uffici, come vedrete con Francesca, no? Va vincolato con l'olio, no? Allora, questo sarà un'altra azienda che è tanto potente, perché non soltanto nell'immaginario, se tu vieni senza immaginarti un'immagine previa dalla Puglia, quando tu arrivi e prendi la macchina e vai per la strada, vedi olivi accanto alla carretera, soltanto vedi olivi, allora la tentazione è troppo grande per non andare a visitare dove fanno l'olio, no? E quando tu prendi l'olio vedi che è tanto buono, no? Allora questo va associato alla destinazione. Allora questa è veramente una grande potenzialità che si aggiunge a queste altre questioni che abbiamo parlato, come struttura di azienda in questo caso. Allora, per finire, soltanto un'idea, per finire, un'idea di ciascuno di quelle proposte che voi farete per migliorare la visita o di prodotto di visita dell'azienda San Demetrio. Cosa proporrete a San Demetrio? Perché non fai questo, che penso che farà più attrattiva la visita? Chi vuol cominciare? Venga, dai. Allora, del vademecum informativo ho già detto.
molto sull'accoglienza. Io, per esempio, appena arrivano offrirei alle signore un mazzetto di un'erba, anche un carciofo, non lo so, qualcosa del genere. Poi, secondo me, sarebbe bello tipo organizzare un gioco, far annusare al buio oppure degustare gli infusi, ovviamente senza sapere di che si tratta, di alcune piante ai visitatori. Chi ne indovina di più vince un kit completo di prodotti. E poi un piccolo test interattivo, non lo so se fatto al computer o anche cartaceo, che aiuti il visitatore a scoprire qual è la sua tisana ideale. Quindi magari con una serie di domande, dormi bene la notte, come digerisci, c'hai con fiori di stomaco, e alla fine della visita, questo si fa all'inizio, alla fine regali un campioncino della tisana ideale che il tipo ha vinto. Il laboratorio è un microscopio, perché questa cosa c'è un microscopio per i visitatori, secondo me. Questo è un mio corso di infanzia, che mi piacevano i microscopi. Quindi vedevo quei microscopi, volevo guardarci dentro, però non si poteva. E poi, all'inizio della visita puoi anche dare un piccolo contenitore, che può essere un piccolo cestino, un piccolo sacchetto, e man mano nelle varie fasi. Allora, se l'essiccatoio prendi un pezzo di pianta che sta essiccando, lo dai e loro se lo mettono in questo sacchetto degli odori, e man mano fino a che non consegni la bustina, cioè avere poi, diciamo, delle prove tangibili delle varie fasi di lavorazione del prodotto. Partecipare, seguire la catena, sì, di produzione, e farlo anche tu, far andare... sei tu stesso chi vai facendo la... ok. L'avete fatto insieme? Ok, va bene. Secondo me un punto debole dell'azienda, perché noi stiamo parlando di punti deboli. No. Adesso, come siamo presti a finire, andiamo come proposte. Come proposta. Evitare che durante la visita turistica, sì? Perché stiamo parlando di turismo, di divertimento e così via, evitare che durante la visita turistica, vedere, visto che è tutto automatizzato, si sono vantati che hanno speso milioni per le macchine e che quindi a livello produttivo non c'è bisogno nemmeno della forza umana, evitare durante la visita di far vedere quelle ragazze, quelle signore che a ritmi velocissimi impacchettano le tisane. Insomma, non è molto divertente dal punto di vista turistico, insomma, ecco. Vedere quasi la manodopera, cioè, sta parlando di tecnologia avanzata, due sole cose: o fai un discorso di artigianato, quindi fai vedere non due persone che velocemente a livello milanese imbustano, impacchettano oppure ci metti 50 persone che, non dico con la musica, ma dolcemente, invece di spendere un milione di macchinari, investi nell'umano. Eviti durante la visita turistica di far vedere questo sistema di produttività. Stiamo parlando dal punto di vista turistico. Sì, ma questo vuole dire un cambio nel sistema di produzione? Questo non so se... Stiamo parlando le proposte debole dal punto di vista turistico. Sì, ma non parliamo adesso di un punto debole, sennò come proposte, fare più attrattive. Come attrattiva? Dobbiamo, se hai qualcosa per suggerire per fare più, rendere più attrattiva la visita a San Demetrio. Allora, evitare di far vedere la parte di impacchettamento. Non è la parte debole. No, evitare. Evitare di far vedere la fase di confezionamento. Di farla vedere che è la cosa migliore. La parte finale, esatto, del pacchetto, non del pacchettare. Confezionamento. Non ho finito ancora.
Secondo me un'attrattiva turistica potrebbe essere alla fine del tragitto lo rapporto sulla fase di ristorazione, nel senso come sensibilizzare il turista nell'assaggiare le varie tisane. Allora, o rappresentare una banchettistica con vari cesti, con dentro le foglie, i vari odori, i vari profumi, per testare con mano al momento stesso gli odori delle piante, per distinguerli con i nomi eventualmente, oppure un banchetto dedicato all'assaggio, alla degustazione, con magari prodotti tipici della zona, biscotti particolari, perché magari non è detto, potrebbe venire un sommelier, potrebbe venire un degustatore, potrebbe venire un intenditore di un'altra nazione che potrebbe proporre i suoi prodotti fare in un'altra nazione. Alcuna proposta gastronomica? Sì. Vincolata? Okay. Sposarsi con la gastronomia. Proposta gastronomica dove le erbe, in questo caso aromatiche, per cucinare, sono importanti. Ok. Una parte gastronomica potrebbe essere un prodotto, no? Organizzare un pranzo, una cena, Ok. Io. Io come regalo finale darei un bonus di tot euro da spendere in una erboristeria per comprare un prodotto Speckesol. Se tu hai pagato prima. Assieme a una lista da dove può acquistarlo, no? Non sottovalutare i bambini, non sottovalutare i bambini, la scuola, sì. Perché nella scuola c'è tutto un lavoro sul recupero del benessere e di mangiare, bere, fare certe cose. I bambini non conoscono tante nostre cose, tipo la salvia, non la riconoscono, il prezzemolo. Fare un lavoro, dei work veloci, di conoscenza e di assaggio, cioè non solo sentire il profumo, allora, toccare. Farete quelle visite che fanno già per le scuole. Sì, migliorare. Non soltanto fare le visite anche nella scuola. Di solito nella scuola funziona così, prima va l'azienda nella scuola, sì. Poi la scuola va nell'azienda, una preparazione, poi portano le persone, bambini, a conoscere. I bambini hanno questo handicap di non conoscere la buona alimentazione e lavorare sul concetto della salute, del benessere. Okay. Si può fare in un periodo in cui non estivo, per esempio, adesso, maggio, giugno, quando le scuole escono sul territorio. Questo fanno da aprile a luglio. Ma in luglio a scuola è impossibile. Ma tu aggiungerei questa attività, poi nella scuola... In questi periodi morti tra virgolette. Sì, sì, sì. Quando arriva, c'è un periodo nella scuola in cui escono sul territorio. Sì. Maggio, aprile, sì. Marzo. Sì. Andare, no? Ma questo lo offrono... Sì. Allora la proposta sarebbe in questa offerta che loro hanno già includere, ecco, ok, più. Chi parla, signore? Ok, coinvolgere i laboratori nella visita, Sì, perché come avevo detto lei, se un bambino che sta con la scuola vuole fare un domani un lavoro, avrà può pensare a fare questo. Ok, là? Prodotto, cioè un po' più coinvolgimento con, non solo con la...
con la produzione, cioè con la catena di lavorazione, ma soprattutto con il prodotto in tutte le sue fasi. Un piccolo punto vendita all'interno dell'azienda. Scusi, non ti sento. Un piccolo punto vendita all'interno dell'azienda. Un punto vendita, ok. In collaborazione. Sì, la stevia. Stevia. La stevia. Niente, devi inserire nel territorio limitrofo la conoscenza di questa struttura e lo fai anche attraverso la creazione di itinerari tematici naturalistici, magari visto che confini con Taurisano, Ruffano e Specchia. Cominci a creare un itinerario storico-culturale naturalistico anche nel territorio e poi con visita guidata un'ora e mezzo all'interno della... E questo forse non dovrebbero farlo da soli? No, per forza, non puoi. Con aziende turistiche, dei servizi turistici, dei guidi... La risposta è quella che ho visto ieri, non li vedo molto... No, chiaramente, ma è una forma di migliorare, ok. Restate due, tre. Va bene, le idee hanno uscito già. E tu? Allora, alle stile in vicinanza proprio dell'orto in cui vengono coltivate le specie, tipo un museo delle specie che vengono coltivate. Una mostra? Sì, una mostra. Con apposite didascalia del nome, delle caratteristiche della pianta. Presentazione all'inizio. Vabbè, poi comunque l'itinerario, il percorso che è stato fatto, di spiegazione, anche se io comunque coinvolgerei più gli operai. Io vorrei che fossimo entrati nel laboratorio con le apposite misure di sicurezza, però avrei voluto vedere da vicino la macchina come pura curiosità, però la lontananza non mi ha dato una bella impressione, non mi ha fatto una bella impressione. Poi comunque alla fine un salotto degustativo, oppure fare un gioco di associazione. Lo abbiamo messo qui, non lo deve fare sapere, no, come gioco di scoprire e degustazione in genere, no? Pure sotto forma di gioco, cioè degustando e poi fare l'associazione con la pianta. Sì, scoprire che erbe sono. Ok. Con l'erba. Magari bendati, fare il gioco. Sì. Sicuro vincono i ciechi, sicuro. Sicuramente. Tu vuoi dire? Io ero d'accordo. Sono d'accordo con una signora che ha detto uno spaccio aziendale sicuramente. Alla fine della chiusura della guida della alla fine della misa, fare? Fare uno spazio. Uno spazio dove si vendono i prodotti dell'azienda. Sì, punto vendita, Punto vendita, okay. Sì. Allora. Siamo alla fine di questa sessione, abbiamo fatto un bel ripasso alla visita che abbiamo fatto ieri. Penso che, non so se loro vogliono, penso che vogliono sapere un po' l'impressione. Mi hanno detto agli organizzatori se possiamo fare un ritorno un po' a quello che è l'opinione della visita. Questo è sicuramente un documento importante. Come si dice? Ojalá? Noi diciamo ojalá. Magari. Magari siano ricettivi a queste critiche positive, costruttive, per migliorare le visite. Adesso l'ultima questione. Se l'azienda di San Dimitrio decise di fare tutta questa incorporazione che abbiamo suggerito, quanto pagherete per entrare? Rapido, è l'ultimo intervento che fate ciascuno. Quanto?
Ordine. 10. Con il dono, degustazione, il pacco, il gioco, il percorso. 10. Quanto? 25. Quanto? 25. 25. 10, 15. 10, 15. 8. 5. 5. Sì, ma tu passi una bella esperienza, eh? Quando tu vai al cinema... Tu. 5, 10. 10. Quanto? 15. Ok. E voi? 10? 8, 10. Vediamo, siamo disposti con questa bella esperienza, imparando quello che ci hanno spiegato ieri, lo stesso, ma in questo modo divertente, siamo disposti a pagare, insomma, la media sarebbe tra 10 e 15, forse sarebbe 12-13 euro, siamo disposti a pagare. Contrastiamo con quello che siamo disposti ieri a pagare per quello che abbiamo fatto. Libera, libera, nulla, eh? E poi anche uno, due, massimo tre con recanze. Pensate che si fanno questo investimento, forse di tempo, non tanto di soldi, non gli conviene? E questo prodotto che abbiamo immaginato, se lo fanno, non sarebbe tanto, non avrebbe tanto successo nell'offerta turistica del territorio e si raccomanderebbe, e tutto questo ritorna come immagine d'impresa e più vendita del loro prodotto. Eccoli qua. E quanto hanno investito? Sicuro, quante persone di più, quanti visitatori più possono avere di una visita o dell'altra visita? Sicuramente meno visitatori sono disposti ad andare libere da pagando 10 a 15 euro, ma per quest'altro tipo di visita. Vi gradisco tantissimo la vostra assistenza questi giorni, alla vostra disposizione quando volete, avete il mio indirizzo. Ciao.